L'anno passato abbiamo assistito ad una bella lotta per la conquista del campionato italiano. E anche per il 1994 i presupposti sono più che buoni. Ma in attesa di sentire il rombo dei motori di Escort, Toyota, Deltoni e Subaru, ricordiamo insieme gli anni d'oro del rallismo italiano. Tante sono state le richieste degli appassionati al riguardo, e così, dando vita ad una sorta di caccia grossa, ci siamo dati da fare per recuperare spettacolari immagini sui famosi Super 8. Ne è uscito una sorta di Amarcord della specialità. Cinture allacciate, quindi, e via, in un viaggio a ritroso negli anni Ottanta. I regolamenti più o meno sono sempre gli stessi, ma sicuramente i piloti e soprattutto le vetture hanno un fascino del tutto particolare. Certo, impossibile non apprezzare gli accorgimenti tecnici e tecnologici applicati al giorno d'oggi sulla vettura da gara, ma come non rimanere a bocca aperta davanti alla vinilistica Lancia Stratos, o all'eleganza della Porsche, o alla grintosa Fiat 131 Abarth. E come dimenticare tutti i risultati di cui sono stati capaci tanti campioni al volante della Talbot o della mitica Ascot. Impossibile restare indifferenti davanti ai gruppi B, i famosi mostri. Troppo bello vedere la Lancia 037 sulla terra o l'S4 impegnata a fronteggiare gli attacchi della potentissima Peugeot 205 Turbo 16. Sì, certo, non stiamo parlando di vetture quali Stratos, 124, Alpine o Cooper, ma di vetture che grazie al loro fascino hanno allargato la schiera degli appassionati di rally, contribuendo così al boom della specialità. Quanti di noi ancora ragazzini, magari in motorino, sono andati a vedere un passaggio di una prova speciale vicino a casa? Certo, per i toscani potrebbe essere il tornantino dell'Elba, per i siciliani la prova di Targa, per i friulani il tornante del Trivio o per i veneti il Monte Tomba. Comunque, ognuno tiene dentro sé ricordi di questo genere. Sogni ad occhi aperti, che magari per qualcuno sono diventati realtà in quanto è potuto davvero salire su una di quelle vetture e correrci, per gli altri invece è rimasto tale, un sogno meraviglioso. Un sogno, sì, perché i rally possono regalarti emozioni e sensazioni davvero indescrivibili, legate alla perfezione delle vetture, alla velocità, alla spettacolarità, ma anche ai rapporti umani. Può rimanere un sogno salire su una macchina da corsa con tuta e casco addosso, ma non certo conoscere da vicino piloti e navigatori. È uno sport che permette il contatto diretto tra i protagonisti ed il pubblico. Basta trovarsi nel periodo delle ricognizioni in un ristorante o di una trattoria vicino ad una prova, o presentarsi alla partenza o alla fine di una speciale per poter scambiare quattro chiacchiere con i rallyman preferiti. Thank you.
Ricordate l'edizione 84 del Rally della Costa Smeralda? Carlo Capone ambiva al campionato europeo con la 0,37 delle Tre Gazzelle, ma della partita c'erano anche Vudafieri e Bettega. La berlinetta torinese però in quell'occasione non riuscì a salire per prima sul palco d'arrivo. La gara infatti fu vinta da Harry Toivonen, che sebbene costretto a muoversi con le stampelle per i postumi di un incidente con il kart, riuscì ad essere davvero unico ed imprendibile al volante della sua Porsche 927 della Rothmans. L'anno successivo il finlandese venne ingaggiato dal Martini Racing e tornò in Sardegna, ma incappò in un grave incidente. Fu in quell'occasione che il calore umano degli italiani si fece sentire, dando numerosissime dimostrazioni di affetto. Questo solo uno dei tanti episodi che si possono fare, uno dei più noti, ma ognuno sicuramente conserva gelosamente una propria esperienza personale legata ad ogni gara. E così ora parliamo di gare. Il tempo passa e le cose cambiano, altre rimangono, così anche nei rally. Belle le immagini delle passate edizioni del Rally del Biancavallo o del San Marino o della Costa Smeralda, come pure quelle relative agli splendidi sterrati dell'Isola d'Elba o quelli del Sanremo. Ma un gusto tutto particolare ce l'hanno sicuramente i filmati relativi ai rally che ormai, per un motivo o l'altro, non si disputano più. Gare importanti, belle e selettive, che per anni hanno visto protagonisti tanti campioni italiani. E così, all'interno di questo nostro Rally Graffiti, non potevano mancare immagini relative alle più belle ed amate gare italiane del passato. Perché, sebbene non si possa dire che in Italia siano pochi i rally in programma, le gare di cui stiamo parlando certamente hanno un fascino tutto particolare. Sarà forse per le vetture con cui si correva, o forse solo perché si tratta di cose belle ma passate, che non possono ritornare. O forse ancora per i piloti, che si sono distinti negli anni Ottanta e che per tutta una serie di fattori si sono fatti davvero voler bene dagli appassionati italiani. Come non apprezzare la regolarità vincente di Dario Serrato, o le doti velocistiche di Andrea Zanussi, l'irruenza e la sfortuna di Franco Cunico, o ancora Tony Fassina, vincitore da privato del Rally di Sanremo, oltre al bravo Mauro Pregliasco, Luchi e Tonino Tognani. Chiudiamo così questo capitolo relativo ai rally degli anni Ottanta, con la promessa di regalarvi ancora emozioni con immagini relative agli anni d'oro di questa specialità.